Mignano Spiritichio, Antonio De Leonardi, e soprattutto della nostra Natascia, lo vogliamo dire. Grandissima Natascia, direi. Un po' infreddolita la vedo stamattina. Sì, ma anche noi siamo infreddoliti. Beh, a proposito di freddo, parliamo di non a caso, certo, di sport invernali a Pyeongchang, non Pyongyang. In Sud Corea sono in corso le Olimpiadi invernali, che stanno regalando grandi soddisfazioni all'Italia. È arrivata la quarta medaglia, sì, ma la Go ne aveva previste 10, ma mi sa che si potrebbe arrivare, anche perché sono ancora pezzi da 90 da schierare. Comunque stanotte è arrivata la medaglia di bronzo della Brignone, che tra l'altro nello slalom, quindi una gara importante. Ha perso per qualche centesimo di secondo la medaglia d'argento, però è stata una grande gara dominata da un atleta eccezionale, che era un'americana, che è difficile starle dietro. Anzi, per lei prevedono addirittura 4 ore in questo mondiale. Però insomma, questa è la quarta medaglia, finora un oro, un argento e 2 bronzi. Quindi la partenza è buona, cioè, sotto questo aspetto credo che si stia facendo un buon risultato la rappresentativa azzurra, e come era le previsioni, appunto, come hai detto tu, quelle più ottimistiche di Malagò, ma credo che non fosse campata in aria questa previsione, perché è una squadra molto forte. Ecco, una squadra caratterizzata da una forte presenza di atleti del nord Italia, che sono, dove c'è una tradizione sciistica, certo, insomma, importante. Però per il futuro non potremmo cercare di incentivare anche più nel centro-sud, visto che abbiamo il Gran Sasso e altri? Ma guardi, io le ritengo difficile, nel senso che non a caso non c'è una tradizione in Abruzzo, voglio dire, sul piano di vista agonistico. Sì, abbiamo belle piste, grandi impianti, però credo che la differenza tra quelli del nord e la nostra, insomma, sono stati pochi episodi. Oddio, il più importante credo che sia stato quello di Tomba, che insomma, Bologna, che è uscito un grandissimo campione, però la maggior parte arrivano dal nord, dalla zona dove, voglio dire, in effetti ci sono delle piste eccezionali, ma soprattutto una tradizione ben consolidata, con tantissime, non solo appassionati, ma proprio anche agonistiche, insomma, che hanno un lungo percorso, quindi è difficile arrivare. Vabbè, siamo l'Italia, quindi al di là dell'Abruzzo, quindi va bene lo stesso. Assolutamente sì, siamo tutti italiani, insomma, certo. Speriamo bene per i nostri, certo, atleti. Sì, che basta andare. Finora sta andando molto bene, ripeto. Anche perché forse è un'immagine positiva una volta tanto del nostro paese servirebbe. Sì, ma certo, perché in effetti, vuol dire, lo sport in linea di massima, un po' in tutti i campi l'Italia ha saputo sempre rappresentarsi in maniera notevole. Parliamo, insomma, non solo del calcio, la pallanuoto, la pallavolo, che è stata mondiale per tanti anni, sia maschile che femminile. Anche il basket ha avuto un suo percorso importante, insomma. Lo stesso calcio a 5, certo, calcio a 5, che insomma abbiamo avuto anche la Champion. Importanti, cioè c'è una tradizione lì, ecco, appunto, quando parli di tradizione, anche il calcio a 5 proprio in Abruzzo, voglio dire, ha avuto un peso notevole, insomma. Ecco, venendo proprio appunto all'Abruzzo, in particolare a Pescara, c'è un'iniziativa nata, dobbiamo dirlo con un po' di soddisfazione, in ambito giornalistico, da un collega, Paolo De Carolis, e da altri colleghi, che è quella di intitolare a Bruno Pace il Poggio degli Olivi, il campo dove il Pescara, insomma il centro dove il Pescara si allena. Tra l'altro, mi dicevi a microfoni spenti, proprio fu un'idea di Bruno Pace creare quel centro. Ma sì, questo fu creato a metà degli anni 70, proprio dal Poggio degli Olivi, da Bruno Pace, che rilevò quel terreno e costruì questo primo impianto sportivo, che non, tra l'altro credo che è rimasto un po' l'unico in Abruzzo, tra l'altro. Fu un'iniziativa di Bruno assieme a suo fratello Masetto, e quindi realizzarono questo centro sportivo, che tra l'altro da quel centro, per esempio, è uscito fuori un giocatore come Franco Marcheggiani, che è stato, iniziò proprio con
con i Pulcini, perché tra l'altro lui è di Città Sant'Angelo, e Marchegiani, che poi insomma col Pescara è arrivato a conquistare la promozione in Serie A nell'anno di Galeone, l'86-87, ha fatto poi una brillante carriera non solo a Pescara ma anche con la Lazio. Credo che sia una bellissima iniziativa, accolta bene per quello che so anche dai familiari, in particolare dai figli Vittorio e Federico, perché veramente è un segno di riconoscimento per una persona più che un personaggio che ha rappresentato veramente, direi, la pescaresità in questo campo, non solo come calciatore prima, allenatore poi e opinionista in TV, ma insomma era nel cuore della gente, come Pescara è stato sempre nel cuore di questo numero uno del calcio. Ma sì, voglio dire, tra l'altro Bruno Pace non va dimenticato, dopo i tempi della Strapaesana degli anni 30 è stato il primo pescarese a giocare in Serie A ad altissimi livelli, quindi tra l'altro in questo suo percorso, che lo ha visto protagonista soprattutto a Bologna, è stato sempre molto molto legato alla sua origine, e questo che sicuramente intitolargli questo centro, non solo perché è stato lui a realizzarlo, ma proprio per dare un segnale un po' importante che resta anche per il futuro, insomma. Ecco, venendo invece alle vicende attuali, c'è da dire che insomma il Pescara continua ad avere un andamento altalenante, siamo reduci da una vittoria, sì. Previsioni per il prossimo turno? Il prossimo turno, il problema di questa squadra è che purtroppo finora non ha ancora trovato una identità precisa, quello che sto ripetendo dall'inizio, credo. Va avanti proprio come dici tu, tra alti e bassi, proprio perché non ha ancora trovato un suo assetto definitivo, ma soprattutto una sua testa pensante comune, di dire, in campo, e per cui la vediamo a volte vittoriosa, vincente, solida, a volte fragile, a volte con fiammate importanti che poi si spengono. Io spero appunto che adesso insomma il campionato sta entrando nella fase decisiva, che il campionato di B i suoi verdetti comincia a scriverli diciamo a primavera, quando un po' tutte le squadre, ognuna ha un suo ruolo, insomma, chi lotta per emergere, chi per salvarsi, e il Pescara è ancora nel mezzo del suo cammino, diciamo, e spero appunto che adesso ci possa essere un'inversione di tendenza, che questa squadra comunque trovi soprattutto un modo di giocare continuo, perché come ti ripeto, a volte questa è la squadra che ha vinto 6 volte 1-0, per la squadra di Zeman è qualcosa di impensabile, che però ha avuto anche dei cari improvvisi, anche magari quando vinceva a mani basse una partita. Adesso finalmente non c'è più questa palla al piede, che è il mercato di gennaio, che secondo me condiziona non solo il Pescara, ma un po' tutte le squadre di Serie A e Serie B. E adesso c'è da lavorare in un'unica direzione e trovare un modo per vedere finalmente una squadra che ha una sua caratteristica precisa. Il primo prossimo impegno ci sarà a Chiavari con l'Entella, che è una formazione della zona bassa della classifica, che però, va ricordato, all'andata riuscì a pareggiare all'Adriatico 2-2, quindi la formazione, non ci sono partite facili in Serie B. Proprio per questo l'ultimo caso è la vittoria del Foggia a Palermo, che dice lungo su quello che sono le caratteristiche di questo torneo. Per cui la speranza è che questa squadra cominci a trovare una continuità, soprattutto di gioco, di identità, proprio di testa, voglio dire. Le premesse sono: nell'ultima partita
insomma, negli ultimi tempi, per esempio l'inserimento di Balzano, che era rimasto sempre ai margini della prima squadra, a parte una presenza a Parma, dove tra l'altro il Pescara vinse l'andata, è stato tra i protagonisti. C'è stato l'esordio del difensore centrale Gravillon, che arrivava dalla primavera dell'Inter dopo una breve parentesi a Benevento, che ha disputato, ha fatto un ottimo esordio, per cui la speranza è che appunto si trovi un indirizzo preciso che possa dare a questa squadra questa caratteristica delle banche, cioè sapere che tipo di squadra è. Finora non lo sappiamo ancora. Ecco, in attesa di sapere che tipo di squadra è, invece il calcio a 5 riprende sabato, con quali prospettive per gli abruzzesi? Ma intanto riprende con la partita più importante della stagione per l'Acque Sapone, vista che se la deve vedere con la Luparense in trasferta, quindi è uno scontro al vertice tra le due squadre più forti del campionato, che certo non è niente di decisivo, nel senso che poi comunque credo queste due squadre si ritroveranno di fronte ai playoff per lo scudetto, però è un'indicazione. Tra l'altro per l'Acqua e Sapone c'è l'importante esordio in panchina del nuovo allenatore Perez, che ha preso il posto di Ricci, e quindi credo che sia un esame molto ma molto importante per capire se inizia un nuovo percorso, perché insomma prima della sosta l'Acqua e Sapone aveva avuto qualche passo falso, non a caso c'è stato questo avvicendamento in panchina, e quindi credo che ci sia la possibilità, insomma, comunque di capire a che punto è la squadra. D'altra parte c'è Pescara, che riceve il Latina. La formazione non è una, l'andata fu addirittura un rovescio pesante per il Pescara, perse 5-1. Io credo che da allora, insomma, almeno il Pescara abbia fatto dei passi avanti, quindi inizia adesso questo percorso che dovrebbe portare comunque il Pescara ai playoff, possibilmente in una posizione abbastanza buona poi per provare anche ad entrare nella corsa per lo scudetto. E allora speriamo bene per sì, le nostre, per tutte e due, voglio dire, è un appuntamento importante per tutte e due, sono esami che ci diranno qualcosa in più, soprattutto dopo la sosta, dopo questo europeo che è stato veramente una grande delusione. Tra l'altro l'europeo l'ha vinto il Portogallo, che ha avuto tra l'altro una coincidenza incredibile. Ricordi che nel calcio l'europeo fu vinto dal Portogallo, che nella partita decisiva dovette rinunciare a Ronaldo, infortunato, al suo campione, però sì, Riuscì a vincere. E questa volta è successa la stessa cosa, perché nel momento decisivo della partita contro la Spagna il Portogallo ha perso Ricardinho, cioè il suo campione, però alla fine è riuscito ugualmente a spuntarla, 3-2, una partita molto bella, molto equilibrata tra due grandissime squadre. Derby iberico. Insomma, la Spagna ne aveva 25 di europei. Il Portogallo non è stato sicuramente una sorpresa, perché è uno squadrone pure quello, però ecco, in particolare che abbia vinto senza l'apporto decisivo di Ricardinho la dice lunga sulla forza della squadra. Ah sì, assolutamente, e su quanto in certi sport conviene puntare sul collettivo, perché ma poi certo, simboli... ma in tutti gli sport il collettivo è la cosa più importante, voglio dire, anche il Napoli di Maradona aveva alle spalle un collettivo importante. Io ricordo quell'anno in cui il Napoli vinse lo scudetto, il primo scudetto a Maradona, l'innesto importante fu un centrocampista che arrivava dalla Triestina, dalla Serie B, che era romano, che era un centrocampista centrale, che diede equilibrio a questa squadra e che non a caso poi dopo questo inserimento spiccò il volo. Ovviamente il peso più importante era quello di Maradona, però il resto della squadra è stato determinante. Credo che negli sport di squadra non bisogna mai dimenticare questo.
questo piccolo particolare che serve soprattutto il gruppo, la capacità di fare gruppo e di giocare tutti nella stessa direzione, di aiutarsi per avere il meglio. E tra l'altro addirittura alcune volte anche in sport classicamente individuali viene fuori la squadra. Faccio riferimento al tennis, che ha toccato l'Abruzzo con la Fed Cup femminile. L'Italia ha vinto e quindi... ha vinto con, anche lì con una grande sorpresa di collettivo, perché nel punto decisivo lo ha conquistato un esordiente, mentre dalla Errani c'erano state punti importanti, voglio dire, però poi la chiave è stata proprio la squadra, che ha dato qualcosa in più rispetto a una formazione che sulla carta, quella spagnola, doveva essere più forte. E tra l'altro è stato il CT a scegliere di far giocare l'esordiente. Esatto, sì, ma appunto la capacità anche di un CT è proprio quella di capire anche i momenti in cui è giusto lanciare un giovane oppure dare fiducia ad un anziano, insomma. Tra virgolette anziano. Beh, sì, anziano, perché è chiaro, perché la sport non è anziano nemmeno Buffon, che rimane 40, quindi sì. E a proposito di Buffon, siamo arrivati all'argomento Champions League. La Juventus è reduce da questo pareggio interno con il Tottenham. Qualificazione pregiudicata? No, pregiudicata no. Difficile sì, ma pregiudicata no, anche perché comunque nel primo tempo la Juve, diciamo che aveva dominato la partita, l'ha avuta in pugno. È andata subito in vantaggio 2-0, ha sfiorato il 3-0 con Higuaín, che aveva realizzato i primi due gol, e poi ha avuto la possibilità di andare sul 3-1 ancora con Higuaín, che però ha fallito il rigore, e poi c'è stata questa rimonta del Tottenham con Kane, che è il suo giocatore più importante, che aveva rimesso in corsa la squadra, con una piccola incertezza di Buffon. Voglio dire, c'è l'unico rimprovero che è stato fatto alla Juve, è stato quello magari di aver amministrato troppo, di aver subito troppo il gioco del Tottenham nella ripresa, quando diciamo, gli inglesi sono stati un po' padroni del campo, pensando magari più a gestire che a offrire. Però resta pure quella prima parte che ha visto la Juve dominare. E poi resta la considerazione, come ha sottolineato lo stesso Allegri, che non è che in Champions ci sono partite facili, voglio dire, quindi non bisogna nemmeno scandalizzarsi per un pareggio casalingo, un 2-2 col Tottenham, che in questo momento è la terza forza del campionato, la quarta forza del campionato inglese, e che tra l'altro proprio il calcio inglese in questo momento sta facendo cose straordinarie. Nell'ultimo turno di Champion c'è stata la goleada del Manchester City in trasferta, e c'è stato anche ieri un 5-0 addirittura clamoroso del Liverpool in Portogallo con il Porto. Quindi calcio inglese in questo momento è sicuramente diversi passi avanti rispetto alle altre, e la Juve credo che abbia tutte le possibilità per giocarsela, ma anche per vincerla questa sfida, con la speranza magari che possa recuperare per quella partita sia Dybala che Matuidi, che sono stati due giocatori importanti in quel periodo in cui la Juve, va ricordato che le precedenti 17 partite aveva subito addirittura un solo gol, e questa volta ne ha presi due. Però voglio dire, non cambia nulla, è stato un episodio, un momento. Io tra l'altro confido molto sulla capacità di Allegri di presentare una squadra particolarmente decisa e compatta nel momento in cui c'è il dentro fuori. Di solito queste partite non le fallisce. E invece, a proposito di dentro fuori, adesso c'è il ritorno anche dell'Europa League con le sue speranze italiane. Sì, beh, oggi ci sono quattro italiane in Leeds. C'è il Milan, che gioca in trasferta con Ludogorets, tra l'altro puntando di nuovo un Milan rilanciato dal campionato, che tra l'altro farà di nuovo affidamento su questo Cutrone, questo ragazzo che è un po' l'astro nascente
lo definiscono il nuovo Inzaghi, in effetti per come fa gol ricorda molto il Pippo sia del Milan che della Juve che addirittura del Piacenza e dell'Atalanta, che aveva proprio non il filo del gol, era veramente, era lui e il gol, erano due cose uniche, insomma. E Cutrone lo ricorda parecchio, quindi il Milan potrebbe fare un primo passo avanti anche con Ludogorets. Poi c'è una partita di gioco in trasferta pure alla Lazio con lo Steaua Bucarest, che è la squadra forte della Romania, che però insomma la Lazio dovrà dare una risposta anche dopo le sconfitte impreviste in campionato. Mi aspetto una reazione importante. Magari ecco, dal Napoli, tutto da vedere, il Napoli che ospita il Lipsia, sulla carta potrebbe essere una partita favorevole al Napoli, però il Napoli ha questo particolare che è molto concentrato sul campionato, è difficile pensare che possa avere gli stessi stimoli. Tra l'altro credo che non avrà insomma il contorno di tifosi che ha avuto il campionato, questa volta magari saranno pochi, e l'Ips è una squadra forte. Invece la partita che secondo me è più bella da seguire dovrebbe essere quella tra il Borussia Dortmund e l'Atalanta, questo miracolo all'italiana costruito da Gasperini. Anche qui sulla carta è favorito il Borussia, ma io credo che l'Atalanta abbia grandissime possibilità, proprio per il suo modo di giocare, di dare del filo da torcere ai tedeschi, magari anche di spuntarla. Ricordiamo che anche il Napoli era favorito con l'Atalanta in Coppa Italia, eppure ha vinto l'Atalanta. No, ma vuol dire l'Atalanta, tra l'altro, è la squadra che riesce a giocare su tutti i fronti allo stesso modo, proprio questa è la caratteristica, anche credo anche una forza dell'allenatore, che riesce a gestire al meglio soprattutto una squadra molto giovane ma anche molto valida sul piano tecnico. L'Atalanta è ancora in corsa in Coppa Italia, si sta giocando un posto in Europa anche in questo campionato, e in Europa tra l'altro ha fatto un percorso eccezionale, buttando fuori Everton e Lione, arrivando prima del Lione, cioè con vittorie incredibili e schiaccianti. Io mi aspetto un altro miracolo anche da questa trasferta in Germania. Allora noi magari tra 7 giorni, chissà, saremo qui a raccontarlo. Conti, racconteremo. Da Massimiliano Spiriticchio, Antonio De Leonardis e della nostra Natascia, a risentirci. A risentirci.